Allora, Mariano Gabrielli è appena tornato dal Nicaragua, ci sono importanti novità, io mi sono segnato tante di quelle cose che l'ho chiamate pastone, ma diamo importanza alle cose. Prima parliamo delle cose in fieri, positive, con progetti, vedo qua dei disegni, quindi prima di parlare del canale parliamo di questa iniziativa. Ma sì, la cosa di certo interesse è che alcuni imprenditori toscani si trovavano a Managua per altre ragioni, per il settore delle energie rinnovabili, e hanno avanzato una proposta riguardante la realizzazione di una pista di go-kart ultramoderna. E abbiamo avuto modo di parlare con alcuni importanti presidenti di enti e istituti del comune di Managua e nel giro di 48 ore il comune di Managua ha dato il disco verde e il direttore generale Fidel Moreno ha firmato il contratto. Viene data un'area in un posto bellissimo che è nel Paseo Solotran, che è, diciamo così, la zona di futuro sviluppo lungo lago di Managua, un'area di oltre 4.500 metri per realizzarci questa importante e moderna pista di go-kart. All'interno della struttura della pista di go-kart a 12 metri di altezza ci saranno anche 6 piccoli impianti eolici che faranno 60 kW di energia. Gli imprenditori toscani hanno dato la disponibilità affinché il lunedì ci saranno persino le scolaresche che potranno cominciare a iniziare le prime guide anche di go-kart. È la prima pista moderna di go-kart del Nicaragua e così come io ho visto il progetto e lavorato perché venisse fatto in maniera rapida il contratto, un contratto che prevede già 20 anni d'affitto dell'area, credo che forse potrebbe anche essere per la modernità di questa nuova pista di go-kart anche la più innovativa del Centro America. Sì, ecco, mi piace sottolineare quelle 48 ore perché sembra quasi un E non caso solo strano. 40, in 48 ore è stato firmato un contratto cogente, ma l'investimento è di oltre 1 milione di dollari. Quindi non è una sciocchezza. Veniamo ad investimenti ancora più grandi perché il Gran Canale Oceanico del Nicaragua si susseguono le riunioni. Questo ingegner Talavera ha detto che forse 200.000 persone che troveranno lavoro saranno addirittura sottostimate, figuriamoci un po'. Penso che abbia ragione lui, nel senso che insieme ai 278 chilometri del Gran Canale Interoceanico, i cinesi hanno previsto 5 grandi progetti. Sì, all'atere, sì. Lo so, però questi 5 grandi progetti prevedono delle forti innovazioni di sviluppo economico e sociale. Perché? Uno è collegato al settore del turismo che prevede 2.500 nuovi posti letto. Due sono gli aeroporti nuovi che vengono previsti e perciò che porteranno milioni di turisti l'anno, anche dalla Cina, non solo dalla Cina. Poi c'è la realizzazione dell'importante zona franca, due nuovi porti, a cominciare da quello nel dipartimento di Rivas, che è il primo che viene fatto per farci attraccare le barche, le grandi navi, diciamo così, che arriveranno da varie parti del mondo perché sono quelle che porteranno i macchinari e gli impianti per l'escavo, per la realizzazione del canale. Perciò un po' di verità in quello che dice colui che è un po' il portavoce, diciamo così, all'interno della Commissione del Grande Canale. Io però ho avuto modo di parlare anche quando ero giù, due volte con Laureano Ortega, con il figlio del Presidente, che ha rapporto diretto con il Presidente del Consorzio cinese Sì. che realizzerà il canale. E mi sembra che si possa dire questo. Nel mese di ottobre viene portato l'esecutivo proprio di dettaglio finale e se tutto va nella direzione giusta, entro la fine dell'anno viene già messa la prima pietra. Sì, dovrebbe essere confermato anche questo, a quanto si legge appunto, e quindi lo confermi. C'è stata anche però una piccola, ora non trovo esattamente il punto, però vediamo di puntualizzarlo meglio. C'è stato un cambiamento, la Corte dell'Aia, del settore marino davanti alle coste del Nicaragua, al lato caraibico, ha protestato la Colombia. Che cosa si può dire? Ah no, vabbè, Sì. allora, la Corte dell'Aia, rispetto ad una pratica riguardante la piattaforma interoceanica del Nicaragua,
per essere corretti, persino il governo di destra d'Aleman sosteneva questa tesi, cioè che una parte dell'Atlantico e dei Caraibi fosse del Nicaragua, mentre invece veniva nei decenni considerato della Colombia. La corte, sì, no, sono le piccole isole, ma c'è una piattaforma interoceanica. Allora, la corte dell'AIA ha dato ragione al Nicaragua, perciò sono stati dati al Nicaragua, perciò sono stati spostati i confini marini di migliaia di chilometri. Qualche mente malevola ha detto perché uno dei giudici era cinese, sapeva il progetto. Ma, no, non è così, perché la prima sentenza di positività nei confronti del Nicaragua è stata fatta circa 4 anni fa. E 4 anni fa onestamente non c'era in discussione il Gran Canale. È vero che la Colombia ha tentato di reagire a questa sentenza dell'AIA e oggi ci sono anche altri commissari interni, però la verità è che è una sentenza di fatto inappellabile. Bene, vediamo un altro fatto, che c'è un gran via vai di ambasciatori, di uomini politici, economici, dei vari paesi, centroamericani e anche non, perché c'è stato anche un inviato importante spagnolo. Quindi lì, nelle stanze che contano del presidente Ortega, ci si dà un grande affare nel ricevere e scambiare tutti questi incontri internazionali, sempre a vantaggio che poi andranno dello sviluppo economico del paese. Sì, io ho avuto modo di incontrare e di parlare col ministro dell'energia e delle miniere del Nicaragua, che è di radici italiane, si chiama Emilio Rapaccioli e proviene da Parma, la sua famiglia. Arrivarono in Nicaragua nel 1850. E Rapaccioli mi ha fatto presente che è stato firmato l'accordo per il progetto Tumarin, che prevede complessivamente 272 megawatt di nuova energia elettrica pulita attraverso una idro. Questo progetto è stato potuto raggiungere l'accordo attorno a questo progetto perché vi partecipano in quota anche gli spagnoli, ecco perché c'era la delegazione spagnola, e hanno firmato l'accordo, così come ha detto il Presidente della Repubblica Daniel Ortega, nella nottata, anzi quasi all'alba, alle 4 di mattina. E il Ministro mi informava che dopo neppure 2 giorni dall'accordo già il Parlamento del Nicaragua approvava una legge ad hoc. Perciò diciamo che con questo progetto di energia rinnovabile attraverso una idro di oltre 270 megawatt, il Nicaragua comincia ad attestarsi a una percentuale veramente interessante, forse tra le migliori dell'America Latina, come percentuale sulle rinnovabili, non come quantità. Nello stesso tempo è chiaro che la realizzazione prossima, l'inizio della realizzazione prossima del più grande lavoro infrastrutturale del mondo ha destato e desta particolare attenzione. Gli olandesi sono arrivati in delegazione perché ritengono di avere delle specializzazioni attorno all'escavo, attorno ai canali, attorno alle dighe. I messicani sono venuti perché c'è una certa anche vicinanza, una comunanza di interessi con il Nicaragua. In questo momento stanno terminando un lavoro di un ospedale nel centro di Managua che è stato in parte finanziato dal governo messicano, per esempio. I giapponesi, un ponte. Ora vengo, arrivo ai giapponesi. E poi è arrivata una delegazione dell'Arabia Saudita che ha fatto un accordo con l'impresa portuaria nazionale, prevede lo sviluppo di un'area nell'area portuale lungo lago di Managua, dove verranno realizzati hotel, piscine, centro di convenzione, cioè una cosa di un certo interesse. Però si presentano bene anche queste delegazioni, perché la delegazione dell'Arabia Saudita si è presentata dicendo al Presidente della Repubblica: noi siamo qui perché vogliamo fare degli investimenti, le vogliamo fare con il consenso del governo di Nicaragua. Per dimostrare la nostra bontà, intanto per prima cosa vi regaliamo un ospedale nuovo, dove lo volete. Capito. Il Presidente della Repubblica ha detto a Chinandega, allora hanno detto benissimo, da domani mattina noi mettiamo i fondi per fare l'ospedale a Chinandega.
I giapponesi sono presenti da tantissimi anni in Nicaragua, in particolar modo hanno sempre avuto un ruolo importante in Nicaragua nel settore dell'acqua, praticamente tutta la parte dell'acqua, dei ponti, dei viadotti, eccetera. I giapponesi ci hanno sempre lavorato, sono attenti anche alla parte della pesca e dei crostacei, per essere esatti, i giapponesi. Ecco. Mi sembra che, diciamo, queste sono le cose rilevanti che sono avvenute anche in questi giorni giù in Nicaragua. Quello che mi sembra si possa dire è che dalla teoria si passa rapidamente alla pratica, è così che il paese sta crescendo notevolmente, superando di gran lunga, già ora senza il canale, un'altra volta sta superando il 5% del prodotto interno lordo. Quindi speriamo se cosa accadrà, una sola cosa non funziona, il calcio le becca sempre. Allora, in Nicaragua in questo momento ci sono due cose che stanno avvenendo nel settore sportivo. Mentre sul baseball, che è lo sport nazionale, la Lega si è fermata perché il grande stadio che hanno a Managua è soggetto a una rivisitazione totale e forse a una sua demolizione per farlo da un'altra parte, perché ci passa proprio una faglia. E perciò c'è una preoccupazione reale sotto questo aspetto di sicurezza delle persone. Dall'altra, lo sport che sta crescendo notevolmente è il calcio. Un anno fa è stato inaugurato un nuovo stadio, non certo delle dimensioni di quelle che ci sono da noi in Spagna, in Inghilterra o in Italia, però insomma è pur sempre uno stadio nuovo da circa 15-20 mila posti a sedere. E inizia ora, diciamo così, l'esperienza vera del calcio in Nicaragua. Sì, sulla spinta della Costa Rica, sulla spinta anche di un giocatore che dal Nicaragua ha giocato nel Costa Rica, e è quello che ci ha fatto anche un po' sudare come Italia. Ecco. Chiudiamo col carnevale di Viareggio e del carro che è stato già smontato. Sì, come avevamo detto altre volte, mi sembra che la tabella di marcia si stia concretizzando rapidamente. Ieri è stato caricato il secondo container che andrà in Nicaragua, praticamente tutto il carro dei Bonetti, il grande Nettuno con i punti d'eccellenza italiani, il Palazzo Vecchio, Piazza San Marco e forse persino la Torre di Pisa, non so se quella ci si faceva a farla entrare nel secondo container, partiranno alla volta di Managua. Perché cosa? Perché il 29 di novembre, sabato 29 novembre, si svolgerà a San Carlo, di fronte a Rio San Juan, il carnevale acquatico del Nicaragua, dove vi assistono migliaia di persone, non solo nicaragüensi ma anche centroamericane. E questo carro che è stato smontato verrà poi rimontato nuovamente a San Carlo e verrà rimontato su una grande imbarcazione, su una nave da 40 metri, che sfilerà lungo, diciamo così, il Rio San Juan. È già con questo atto, è già la seconda volta che noi partecipiamo al carnevale di San Carlo. E verranno giù i Bonetti, e verrà giù anche il Galli Fabrizio, e credo che, come hanno fatto altre volte, manifesteremo un successo importante. Credo che la raffigurazione anche di questo carro così bello come è stato quando è apparso a febbraio al carnevale di Viareggio, potrà essere un contributo importante anche in Nicaragua. Grazie, appuntamento fra una quindicina di giorni.